Qua in un articolo di Maria Teresa Melli di stamane si dice che insomma i sondaggisti vi invitano a essere più una forza tranquilla. Allora io domando a lei, Renzi, se si sente un Mitterrand con la Red Bull, perché poi lei si sente una forza tranquilla? Io penso che questi siano slogan molto da addetti ai lavori. Cerchiamo però di capirci. È anche un po' l'atteggiamento rispetto al paese, rispetto al cambiamento, no? Non è soltanto uno slogan. Cerchiamo di capirci. Se essere responsabili di una comunità come il Partito Democratico significa invitare gli italiani a abbassare i toni, a mantenere la calma e affrontare le difficoltà come quelle di Macerata con questo stile, sì, noi siamo una forza tranquilla. Noi siamo le persone che non alimentano la tensione, che non vanno per prendere un voto in più a sobillare sulle paure. È chiaro? Sì, siamo una forza tranquilla. Se il ragionamento sulla forza tranquilla è invece legato ai sondaggi del PD, le dico questo. Questa legge elettorale è fatta per 2/3 di voto proporzionale. Sul voto proporzionale la partita è a 2. Noi contro i 5 Stelle. Per chi arriva primo, Berlusconi non ha chance, Salvini non ha chance. 2/3 dei collegi saranno attribuiti su base proporzionale e lì o arriva primo il 5 Stelle o arriviamo primi noi. Io lo so che la partita non è semplice, ma le dico, questa partita contro i 5 Stelle per il primo posto, il PD, forza tranquilla o no, è in grado di vincerla se spiega chiaramente e concretamente che cosa vuol fare per il futuro.